Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. La parola della croce è stoltezza per chi si perde, ma per noi è potenza di Dio. Dio ha scelto nel mondo ciò che nel mondo è stolto. Vincenzo Maria Strambi, prega per noi. San Gabriele della Sonoranda, prega per noi. Sant'Innocenzo Calura, prega per Signore. Perché tu accresca nel tuo servo il nostro Papa Francesco, e in tutto il collegio episcopale i doni dello Spirito Santo. Ascoltaci, Signore. Thank you.
definitiva dell'amore di Dio per tutto il mondo, ma anche come ricerca di nuovi modi per annunciare la memoria passionis, per rinnovare la missione di annunciare a tutti il Vangelo delle sofferenze del Signore, leggendo i segni di Dio. E con questo la speranza, nutrita dal soffio dello Spirito Consolatore, sostenuta dall'esempio tanti santi beati della famiglia Passionis, che tutto questo vi aiuti a discernere i progetti di Dio, le sue promesse di futuro, per mantenere vivi i doni ricevuti e per donare la vita intera. Ecco che allora l'invocazione e l'aiuto diventano veramente che la passione di Gesù sia sempre nei nostri cuori e che la sua abbondanza del cuore risuoni sulle labbra e nei gesti per annunciare a tutti la bellezza di Dio rivelata nella gamba crocifissa. E quando chiediamo con le parole che San Paolo della croce ebbe a dire sul letto di morte: ah Gesù mio caro, voglio vivere e morire nella comunione della Santa Chiesa. Detesto e abomino ogni errore prima di ogni altra cosa, dice figli e fratelli, vi raccomando sempre più fiorisca nella congregazione lo spirito dell'orazione, della solitudine, della povertà. Raccomando con gran premura un fedele affetto verso la Santa Madre Chiesa, una intierissima sottomissione al capo di essa e al Sommo Pontefice, il quale pregherà ogni giorno e notte, occorrerà di cooperarvi e di aiutare le anime a salvarsi, per quanto potranno, promuovendo nel cuore la devozione e la passione di Gesù Cristo e del cuore di Maria Santissima. Domando a voi il perdono con la faccia del cuore e col pianto del mio povero cuore a tutti, sia presente che assente, di tutti i mancamenti da me commessi per fare la volontà di Dio. Sì, io caro Gesù, benché peccatore, spero di venire presto a goderti nel Santo Paradiso per stare sempre anche